sciopero qui al CAT è cominciato ieri notte alle 10. I blocchi sono cominciati verso mezzanotte e mezza, l'una. Le motivazioni che hanno portato a questo sciopero sono principalmente le stesse per il quale si sta portando avanti le rivendicazioni nel settore della logistica, quindi il rispetto del contratto collettivo nazionale, tutti gli istituti contrattuali, ferie, tredicesima, quattordicesima, permessi. Ma poi la miccia che ha fatto scatenare tutto è stata che 5 lavoratori che si sono iscritti al sindacato sono stati messi fuori dai cancelli per il semplice fatto di aver chiesto i loro diritti. Questo sciopero, diciamo che l'adesione che c'è stata è stata sopra qualsiasi aspettativa, perché comunque la settimana scorsa che c'era stato un presidio e si era fatta l'assemblea con i lavoratori, erano sembrati molto decisi, ma da lì ad avere un'adesione al 100% diciamo che è un risultato piuttosto inaspettato. Durante la nottata ci sono stati diversi scontri sia con le forze dell'ordine che a un certo punto hanno tentato di sgomberare il blocco. I lavoratori hanno risposto bene, con forza, si sono contrapposti alle forze dell'ordine, ci sono stati anche diversi scontri, anche fisici. Ci sono stati scontri anche con i padroni delle cooperative che sono venuti qua con aria mafiosa tra i lavoratori a minacciarli nuovamente come fanno da almeno 15 anni a detta dei lavoratori. Sono venuti con la solitaria arrogante minacciando con parolacce e anche minacce di morte. I lavoratori a quel punto lì gliel'hanno date di santa ragione e non si sono più visti per tutto il resto della nottata. Dunque, per quanto riguarda gli sviluppi, adesso sono circa le 11 del mattino, dovrebbe tenersi di qui a breve la trattativa con tutte le cooperative implicate, tutte quelle che non rispettano i contratti, quelle che sono rappresentative del SICOBAS, dei lavoratori. Comincerà questa trattativa che dovrà portare ad un risultato positivo. L'assemblea dei lavoratori ha deciso che questo blocco non verrà rimosso fino a quando non verrà scritto un accordo firmato da tutte le cooperative nel quale si impegneranno a rispettare il contratto collettivo nazionale della logistica, che è quello che abbiamo portato anche dentro la TNT e che stiamo portando dentro tutti i magazzini della logistica. Vogliamo che questa situazione sia, vogliamo che queste condizioni siano condizioni paritarie per tutti quelli che lavorano nei magazzini, indipendentemente dal fatto che lavorino dal CAT, alla TNT, alla Bartolini o all'SDA. Speriamo che questa trattativa vada bene, altrimenti lo sciopero andrà avanti a oltranza. Dopodiché, anche una volta fatto questo accordo, gli stessi lavoratori la guerra vera la cominceranno quando entreranno poi qui dentro, quando avranno di nuovo, quando si scontreranno con i vari capi con i quali si sono picchiati qui davanti. Quindi questa battaglia è appena cominciata, questa qua è l'inizio, questo accordo che riusciranno a portarsi a casa dovranno poi avere anche la capacità di farlo rispettare. Questa forza che hanno messo in campo oggi dovranno saperla mettere in campo anche domani, dopodomani e i giorni ancora a venire.